Buongiorno, siamo a Roma Fidelity 2022 nella sala di Omega Audio Concept in compagnia del signor Giampiero e del signor Renato. Signor Giampiero, com'è quest'anno l'affluenza rispetto agli anni scorsi? È ancora presto dare un giudizio definitivo, però già possiamo avere un'idea dell'andamento. Buongiorno a tutti. Sicuramente quest'anno è un'edizione dove il pubblico ha voglia di ascoltare, perché come tutti sappiamo usciamo da degli anni abbastanza duri e difficili, sicché adesso si percepisce proprio la volontà del pubblico di uscire, di sentire cose nuove e di provare le emozioni che prima potevamo provare molto più liberamente, invece adesso siamo costretti a molte più restrizioni. Comunque per questa edizione, a quanto si può dire fino ad ora, la risposta del pubblico è molto molto buona. Assolutamente sì, e abbiamo riscontrato che c'è anche una varietà di pubblico maggiore, nel senso che il range di età del pubblico fortunatamente si sta abbassando, si vedono molti ragazzi e molte persone giovani, cosa che invece negli ultimi anni era andata un po' sparendo. Omega Audio Concept è, come ha detto lei, un'azienda totalmente italiana, siamo di Treviso e siamo una delle pochissime aziende al mondo in grado di produrre tutto il sistema completo, sì che dai sistemi di connessione a tutte le elettroniche fino ad arrivare ai diffusori. In questa edizione del Roma High Fidelity presentiamo per la novità in Italia, assoluta in Italia, il nuovo amplificatore a solo. È un amplificatore integrato da 100 watt in classe AB e il suo nome Assolo deriva dal fatto come l'assolo di un artista, anche lui fa il suo assolo, perché per noi, per Omega, è la prima volta che presentiamo un amplificatore monotelaio. Solitamente siamo sempre abituati a dividere gli arrivi di potenza dall'elaborazione del segnale, in questo caso abbiamo un telaio unico. È un telaio unico fisicamente, però all'interno è ben diviso come fossero tecnicamente due telai. È un monoblocco in alluminio scavato dal pieno con macchina a controllo numerico e all'interno trovano alloggiamento tutti i vari componenti. Proprio scaviamo dei pozzetti e andiamo ad alloggiare tutti i vari componenti dell'elettronica, e questi componenti non sono fissati alla struttura ma bensì fluttuano all'interno di essa, perché sono isolati con Technogel e neoprene. E a loro volta non c'è nessuna interazione, o comunque c'è la minimissima interazione tra un componente e l'altro, proprio per la caratteristica costruttiva di questo impianto, di questo amplificatore. Nella parte posteriore abbiamo i componenti della nostra serie DNA, anche qui il nome DNA è proprio perché racchiude il DNA dell'azienda e ci sono i capisaldi dell'azienda, i costruttivi e filosofici dell'azienda. A pavimento abbiamo il nostro power plant, che è una ciabatta, anche questa ricavata dal pieno e cablata internamente con le nostre connessioni, in questo caso in nano. Poi abbiamo il CD player con il suo DAC, e qui possiamo vedere che abbiamo quattro blocchi. Perché? Perché abbiamo le alimentazioni da un lato e l'elaborazione del segnale dall'altro. Abbiamo nella parte sinistra il CD e nella parte destra invece il DAC. Anche il rack che le sostiene è comunque di nostra progettazione, di nostra realizzazione. Per quanto concerne i cavi che sono brevettati, tutti i nostri cavi sono brevettati. In questo caso stiamo utilizzando la serie Element, però abbiamo 5 livelli di cavi. Partiamo dagli Essenziale Plus, per passare ai DNA, ai Nano, ai micro extra e agli element. E gli element sono il nostro stato dell'arte attuale dei cavi sono in argento puro. Invece per le altre tipologie utilizziamo rame oppure rame argentato. In abbinamento abbiamo messo questo nuovo diffusore, è la prima italiana per questo diffusore. Il diffusore si chiama Musa. Musa perché sappiamo tutti cos'è la Musa per noi in Italia, sì, italiani, però come parola italiana, però Musa è anche l'acronimo di Music Under Silence Accomplishment, perché per noi uno dei nostri dogma principali è
bisogna fare silenzio prima di andare a riprodurre la musica. Sì che è un po' dettato dalla legge del silenzio questo diffusore. È un diffusore completamente in alluminio, sono 140 kg cada uno, con il crossover esterno. Crossover che è brevettato anche questo, infatti anche le nostre reti crossover sono brevettate, e in alluminio, scavato da pieno anche quello, e può sembrare un pezzo unico, ma in realtà sono due pezzi completamente distinti e isolati, e il canale positivo non vede assolutamente il canale negativo. È costruito con la stessa tecnica per cui costruiamo anche, che sono state costruite anche le altre elettroniche, come l'amplificatore che dicevo prima. È un diffusore a quattro vie, abbiamo le tre vie frontali in appolito e poi abbiamo la quarta via sulla parte interna con il sub. Sono oggetti che possono sembrare di design a prima vista, però non lo sono affatto, nel senso che noi applichiamo la fisica all'acustica, sicché le forme ci vengono dettate quasi da un calcolo matematico, è la funzione che a sua volta ci detta le linee guida per creare i nostri oggetti. A questo proposito volevo fare una domanda a quello che dovrebbe essere il progettista, esatto, giusto, di Omega Audio Concept, che è il signor Renato Filippini. E io, insomma, vedendo questi diffusori, ovviamente non posso altro che dire che sono dal design accattivante, ovviamente molto molto belli, solo che il design credo che non sia solo realizzato così, come diceva giustamente il signor Peron, per una pura questione estetica. Sappiamo che, ad esempio, nel vostro diffusore essenziale la figura geometrica che ricorre è il triangolo, e questo, da quanto ne so io, è perché in un certo senso si riescono a contenere le vibrazioni. Ci può spiegare meglio? Assolutamente sì. Come ha detto lei, si contengono le vibrazioni, e questo, avendo una parete in meno rispetto a un parallelepipedo, abbiamo meno vibrazioni strutturali. Poi però la forma del triangolo, sono due triangoli intersecati, l'essenziale, che poi vengono ripresi anche su questa a forma di clessidra. Il fatto è di creare minor carico acustico possibile agli altoparlanti, perché rispetto a un baffle quadrato abbiamo un carico che poi dovremmo cercare di gestire attraverso il crossover con tutta una serie di cose che comunque non possiamo eliminare. Quindi riduzione del carico, messa in fase meccanica degli altoparlanti, perché se voi osservate anche il frontale di questa cassa, tutti gli altoparlanti sono disposti su un arco di cerchio, quindi la stessa legge di Haas che governa l'effetto stereofonico diventa la stessa cosa che governa l'emissione, in modo che all'ascoltatore posto a 3 metri tutte le informazioni degli altoparlanti arrivino nel medesimo istante, e questa è una delle cose fondamentali. Poi, appunto, come osservate tutte queste scanalature, voi mi insegnate che ogni spigolo si comporta in acustica come una nuova sorgente acustica che irradia in tutte le direzioni, quindi riducendo fortemente tutte le diffrazioni e lasciando l'informazione principale degli altoparlanti molto più nitida rispetto a un baffle convenzionale. Ovviamente tutto questo crea un dispendio di energie e di costi, però il risultato è completamente diverso da quello che viene un frontale dove gli altoparlanti sono messi tutti sullo stesso piano. Inoltre, il frontale, come vedete, sono 5 cm di alluminio, e questo crea una rigidità strutturale dove tutta l'energia non viene immagazzinata e poi restituita come un baffle normale in legno, eccetera. Ma questa rigidità fa sì che tutta l'energia dell'altoparlante venga irradiata per la minor capacità di accumulare energia del sistema. Stessa cosa per la rigidità strutturale della cassa, che con 160 kg ha un'inerzia e una rigidità tale che nessun baffle di legno può garantire. Ecco. Poi, come diceva Giampiero, la rete crossover che è brevettata, e abbiamo realizzato un crossover che non c'è in nessun altro tipo di diffusore. E quindi anche questo crea una nuova situazione. I componenti all'interno del crossover è come fossero all'interno di un
nostro conduttore, e quindi per la prima volta i componenti durante la loro funzione non si vedono, e questo crea una pulizia e un silenzio che normalmente è impossibile ottenere in modo diverso. Diciamo che quindi tutto è progettato a regola d'arte, cioè non è lasciato nulla al caso. Come diceva appunto Giampiero prima, tutto viene dettato dalla fisica acustica, e tutti i concetti e le forme sono date dal concetto di limite teorico, ovvero il minor numero di vibrazioni e la massima efficacia per la funzione che devono svolgere. Queste sono le regole. L'unica parte che si vede sono il tipo di finiture, il fatto di non mettere viti a vista, questo ci complica un po' la vita, ma per avere una pulizia estetica, ma la funzione è assolutamente dettata, forme, funzione, cioè forme, design e struttura è dettata dalla massima efficacia per la funzione che devono svolgere. E, infatti i tre capisaldi che noi abbiamo sono legge di Ohm, e quindi la minor resistenza possibile del circuito, del conduttore, di qualsiasi cosa per la funzione che deve svolgere. Il concetto di limite teorico e viene rappresentato per esempio dal nostro logo che vedete in questo caso, quindi lo stato solido è il triangolo, la sfera in fisica rappresenta l'elemento più rigido dal punto di vista strutturale, e poi il concetto di evento spazio-tempo. E questo è il concetto fondamentale alla base di tutto. Infatti in questo ideogramma la T occupa lo spazio più grande proprio perché rappresenta l'elemento cardine di tutta questa progettazione. Noi non stiamo trasportando un segnale elettrico, noi stiamo trasportando un evento spazio-tempo attraverso un segnale elettrico, ma questo ribalta completamente la visione di cosa dobbiamo fare e come deve essere fatto, almeno questo è il nostro punto di vista. Dove potremo vedere i prodotti di Omega Audio Concepts? Ma sicuramente saremo presenti al Milano High Fidelity nel mese di novembre, e poi avremo anche degli eventi che faremo in azienda da noi. Infatti abbiamo una nuova sede dove abbiamo tre sale sempre allestite, un showroom molto grande e completo, sì che faremo degli eventi prossimamente nel mese di dicembre, e sono aperti al pubblico e chiunque può venire. Nel nostro sito, dato che è nuovo, è appena andato online, è possibile anche prenotare delle visite personalizzate presso il nostro showroom. Sicuramente saremo anche il prossimo anno a altre fiere, però dobbiamo ancora pianificare, anzi approfitto dell'occasione per invitarvi presso la nostra sede, così potete vedere e rendervi conto effettivamente di chi siamo e cosa facciamo. Sarebbe una cosa molto interessante, sicuramente non mancheremo. Per ora ringraziamo il signor Peron e il signor Filippini, e alla prossima fiera o evento. Grazie mille a voi e buon lavoro e buon proseguimento. Grazie mille della visita.